Agosto è il mese ideale per noi DJ, è un mese molto interessante per lavorare e per progettare. Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Oh, finalmente agosto e possiamo andare in vacanza. No. Il DJ non va mai in vacanza, semmai ogni tanto è in viaggio. Ma non è per questo che agosto è uno dei mesi che mi piace di più, semmai proprio perché è un mese ideale per lavorare, a maggior ragione per noi DJ. Prima di tutto perché chi può scegliere di andare in ferie, in vacanza, in altri periodi dell'anno è sicuramente più indicato, meno affollati. Si spende meno, ci sono miliardi di vantaggi a fronte di praticamente nessuno svantaggio. Quindi, se puoi, assolutamente agosto non è il mese per andare in vacanza, andare in ferie, a maggior ragione in quest'estate 2020 con tutto quello che è successo. Agosto invece è un mese molto interessante proprio per lavorare. Prima di tutto ci siamo tolti l'ansia e lo stress di luglio. Luglio è un mese super pieno di date, molto denso, molto intenso, e in più c'è anche quel carico extra dovuto al fatto che le persone vanno in vacanza ad agosto e allora vogliono definire prima di andare in ferie certe cose, certi eventi, certi fare il punto della situazione. E allora ad un mese già molto intenso si sommano anche appuntamenti, sopralluoghi, riepiloghi e quant'altro. Agosto invece è un ottimo mese, prima di tutto perché il telefono non squilla quasi mai. E allora si può essere tranquilli, si può lavorare perché comunque qualche data c'è, sicuramente a ritmi più bassi, però comunque c'è del lavoro e soprattutto abbiamo a disposizione il resto della giornata. Paradossalmente, negli ultimi anni le persone hanno un po' frammentato mediamente il loro andare in ferie. Fino agli ultimi anni del secolo scorso le vacanze erano nel mese di agosto, una settimana centrale, due o i più fortunati anche tutto il mese. Adesso invece le settimane sono sparse qua e là. Però, nonostante ciò, il lavoro del mese di agosto per noi nel settore dello spettacolo si è ridotto invece di aumentare, perché non si rischia più tanto nonostante le persone siano a casa. In sostanza, le settimane centrali nel mese di agosto sono soprattutto per le località balneari oppure con un turismo di un certo tipo, mentre magari nelle città dove comunque ci sarebbero persone disposte a frequentare certi tipi di serate e di eventi, però non si vuole rischiare. E questo è dovuto alle dinamiche dei locali notturni, eventi, spettacoli e soprattutto il fatto che ci siano mediamente meno soldi a disposizione e meno soldi da poter investire. E allora il flusso di lavoro per i DJ si è ridotto, comunque qualcosina qua e là c'è. Si può lavorare in modo più efficace senza troppo stress. Però agosto è prima di tutto un ottimo mese per progettare. Allora, intanto per chi lavora per esempio nei locali o con vari staff di pubbliche relazioni, ci siamo lasciati alle spalle anche il calciomercato, si fa per dire. Si sa cosa riaprirà perché magari ci sono lavori in corso oppure prossime aperture e già si vede insomma qualcosa che prende forma. Si sono già formate le squadre per la prossima stagione o quantomeno gli accordi sono in via di definizione e agosto è il momento per concludere. Non è il momento in cui si sparano le idee più qua e là e che poi se ne realizzano uno su 10. Ad agosto di solito si formalizzano gli accordi. E allora, più o meno in questo periodo si sa dove si potrebbe andare a parare. Sappiamo anche che magari di 3 serate che partono, una o due scoppieranno presto, però almeno in questo periodo ci sono le buone speranze per tutti. Si inizia ad essere in parte un po' più tranquilli per quella che sarà la stagione successiva e in qualche modo si possono fare delle previsioni, anche se è bene non spingersi mai troppo oltre. Per chi magari fa anche produzione, è un mese molto importante
nel cui gettare le basi per il lavoro dei mesi successivi. Settembre è un altro mese molto interessante, forse il mio preferito in assoluto, in cui si concretizzano i progetti, si dà vita alle nuove idee, eccetera. Però agosto è il momento in cui ci si può lavorare su, si possono ideare, si possono, come dire, si può far viaggiare la mente e la creatività per quello che sarà il lavoro dei mesi successivi e della stagione successiva. Il senso di questo video è che tu possa impiegare questo mese al meglio, dando libero sfogo alla tua fantasia, cercando di andare oltre con la mente, cercando di andare oltre i soliti schemi mentali e cercare l'idea nuova che possa funzionare per te. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.